commissario ci ha spiegato che anche dei tecnici, però possiamo dire che anche solo guardando all'acronimo Musei e sviluppo dei sistemi museali territoriali, potremmo indicazioni precise. Si tratta di un progetto sperimentale voluto dal Ministero dei Beni Culturali, ideato dal Ministero, e che la Regione Veneto ha ritenuto di collocare nel Polizia. Questo progetto è stato accreditato, voluto e scelto da altri 17 progetti presentati. La nostra fondazione, la Fondazione Casa del Pane di Padre Arrigo, ha ritenuto di accogliere, accreditare e finanziare questo progetto parzialmente, evidentemente insieme agli altri enti, perché è stato ritenuto importante, diciamo, per almeno per due ragioni. La prima è che abbia oggetto lo sviluppo del territorio, che è una delle linee di intervento della nostra fondazione, che generalmente è interessata a tutte le iniziative che hanno per oggetto l'accelerazione dello sviluppo del territorio. Il secondo motivo è per il ruolo che la stessa fondazione, che la nostra fondazione intende svolgere nell'ambito di questa iniziativa, vale a dire quello di sostegno all'innovazione nelle politiche e negli interventi di pubblico interesse. Ecco, a riguardo vorrei sottolineare alcuni elementi importanti di questa iniziativa e vi segnalo da un lato che è la prima volta questa che il nostro territorio, cioè il Polese intero, si dota di una strategia collettiva. Si muove e opera come un unico soggetto in grado di organizzarsi e di coordinarsi e è un progetto che viene esercitato in partenariato tra il pubblico e il privato. Anche questa è un'iniziativa che in passato l'Italia non aveva scoperto, mentre in altri paesi l'unione del pubblico e privato, soprattutto nell'ambito della cultura, è iniziato molto, molto tempo. Da noi la crescita delle associazioni, delle fondazioni culturali è soprattutto legata all'ultimo momento. Un secondo elemento, l'oggetto del progetto sono l'arte e la cultura, due elementi che sono di grande valore perché rappresentano di per sé dei beni collettivi. E beni collettivi che però hanno anche una valenza ulteriore, che è quella di portare delle ricadute sul territorio dal punto di vista sociale ed economico, con l'aumento dell'occupazione e con l'impulso che danno l'economia. L'ultimo punto, ma nella nostra prospettiva di fondazione forse il più importante, la valorizzazione dei beni culturali che esce da questo progetto dovrebbe diventare una promozione della società e non un semplice incremento dei flussi turistici, attraverso iniziative di formazione professionale e di inclusione sociale che saranno collegate alle nuove attività che potranno sorgere. Bene, io avrei concluso, anche perché i tempi oggi sono molto stretti, e a questo punto interviene lei, dottoressa, non faccio lì. Grazie. Buongiorno, abbiamo quindi un primo momento di saluti e motivazioni istituzionali. Seguirà la firma dell'accordo, ci sono quattro cose.
Alle Musardi, perché è veramente segna un po' un traguardo collegato agli obiettivi del programma Mostri, volto i saluti del direttore generale Antonio Lampis, e in qualità di referente del progetto oggi vi racconterò un po' che cos'è il programma MUST. È stato già sciolto l'acronimo e anch'io l'avrei sottolineato, perché abbiamo sentito scoppiare troppe volte il MUST in master, invece no, perché nel MUST abbiamo già le parole chiave di questo programma, quindi il museo, il territorio e lo sviluppo. E il programma MUST interpreta proprio il nuovo ruolo del museo dopo la riforma del 2014, quindi il museo come motore di sviluppo sociale, economico, in grado di, del territorio, ma in grado di attrarre energie sia pubbliche che private, creando proprio delle reti e dei sistemi finalizzati ad un'economia di scala, che è un po' il cuore di questo programma, e attivando una politica culturale più sensibile, più consapevole, più attenta a quello che è la gestione integrata dei servizi, perché si parlava proprio poco fa, anche per ragioni economiche, per abbattere i costi attraverso una coprogrammazione finalizzata ad allineare la programmazione economica, allineare gli interventi. Quindi siamo qui oggi a presentare uno dei progetti della seconda edizione del MUST, e con il quale la direzione generale ha inteso costruire un percorso condiviso con tutti i poli, per come dire, attraverso tavoli, workshop, convegni, per imparare insieme. Siamo diventati una learning community, penso che i colleghi del Ministero possano confermare che sarà un'occasione di apprendimento. Ciascuno di noi ha imparato molto. E il programma è stato supportato da una commissione altamente qualificata e con delle competenze diversificate, poiché comprendeva rappresentanti delle regioni, naturalmente di ANCI, ISTAT, ICOM, e abbiamo chiesto ai poli di replicare questo tavolo a livello locale, proprio perché credevamo fortemente che avere rappresentanti di tutte queste strutture potesse aiutare. E il programma si è articolato in due fasi. La fase preliminare ha visto un'analisi regionale del contesto, diremo, e con un piccolo finanziamento abbiamo aiutato i poli, abbiamo indirizzati a farsi aiutare da un esperto, un analista che potesse essere una guida nella lettura e nell'analisi di questi dati, nell'interpretazione dei dati raccolti, per scegliere l'ambito territoriale su cui appunto costruire il piano strategico, e la scelta ripeto su Polesine. Devo dire con grande sorpresa la collega Facchi ha così raccontato le potenzialità di questo territorio, anche per le criticità, ma penso che le criticità sono lungo, ma ci si allontana un po' dai grandi attrattori. Però proprio per questo volevo scommettere su questi territori. Dopo un confronto c'è stata un'esercitazione con gli stakeholder, perché il dialogo con tutti i soggetti interessati sul territorio era fondamentale per tradurre questa visione anche in un'operazione concreta. E credo che questo lo ricordiamo come uno dei momenti più formativi, come di accensione dei motori quando abbiamo raggiunto
stati, quali ruoli e anche quale grado di coinvolgimento da come dire, su vari livelli, dalla semplice informazione fino a una vera e propria coprogettazione. E poi abbiamo confezionato le linee guida per la pianificazione strategica, le abbiamo somministrate, lasciatemi passare il termine, potete trovarle tutti perché sono accessibili a tutti sul sito della Direzione Generale Musei, è uno strumento veramente utile per la pianificazione strategica. E è stato le linee guida sono state redatte da Federcultura, ma devo dire che è comunque il frutto del lavoro della commissione tecnica, che la prima operazione sarebbe stata impensabile senza le esperienze sul campo dei colleghi del polo. E uno degli obiettivi finali del MUST, o forse anche da considerare il punto di inizio, era un'intesa interistituzionale, creare un'intesa interistituzionale, e oggi devo dire che siamo qui proprio a formalizzare questa intesa, che è il primo passo per poter fare un discorso su nuove forme di governance più agili, più sostenibili. Era un segno, credo, da parte delle istituzioni, anche nei confronti della comunità del territorio, di una così sintonia, una convergenza di intenti. Poi si dovrà senz'altro utilizzare strumenti più forti come gli accordi di programma previsti dalla normativa, perché consentono, diciamo, di allineare la programmazione economica degli enti e quindi, diciamo, di assicurare la certezza, diciamo, anche il successo di queste azioni connesse alla pianificazione, al piano strategico. E affinché la valorizzazione, come ce ne immaginiamo, sia possibile e sostenibile, è necessario coinvolgere i privati, tutti, ai cittadini, agli enti del terzo settore, alle fondazioni. E oggi veramente assistiamo a uno straordinario esempio di partenariato pubblico-privato con il coinvolgimento della Fondazione Arrivato, che dà un segnale importante, no? Per il futuro. E questa necessità è sicuramente manifesta anche al legislatore, che ha visto che ha, come dire, ha disciplinato nuove forme di partenariato, speciali forme di partenariato pubblico-privato, che mi riferisco alla legge degli appalti e all'articolo 151, e anche il riordino della materia del terzo settore, il codice, con una migliore definizione dei soggetti deputati all'esercizio delle attività di conservazione e valorizzazione. E io penso che il privato debba essere coinvolto anche e soprattutto in quei territori meno appetibili ai grandi finanziatori, ma come diciamo prima, sui quali bisogna veramente scommettere. E ci tengo qui a ricordare che il progetto sul Polesine è tra quelli selezionati e premiati dalla Direzione Generale Musei con ulteriori finanziamenti, perché iniziamo da tutti e due, quindi 3 su 17, anzi 16 sono quelli presentati per questa attività. E dopo un'attenta valutazione da parte della Commissione Tecnica, che ha apprezzato del progetto la capacità di sviluppare alcuni aspetti collegati a degli ambiti, la strategia, quindi la coerenza, diciamo, degli obiettivi con le azioni proposte e previste, la partnership, il partenariato, la capacità di dialogare con il territorio, l'inclusione e l'intenzione. E volevo soltanto sottolineare questi 3 punti del progetto che mi sembrano rispondere veramente a questi temi, che sono appunto la formazione, l'attenzione data alla formazione e non so il termine discriminazione, che mi piace molto perché dà proprio l'idea di germinare. Visti i contagi che ci sono, forse dobbiamo ritirare. Anche
valorizzare quella che è la peculiarità nostra, la difficoltà del territorio, ma anche la peculiarità e anche l'audience development e soprattutto l'attenzione al pubblico rivolto, diciamo, alle scuole, all'education. In ultimo, il piano economico, che è stata la gran sfida per tutti i poli, cioè ragionare in maniera, con un approccio manageriale alla progettualità culturale, non era semplice. E quindi concludo con l'augurio che il progetto del Polesine abbia comunque un futuro solido e che continui ad intercettare i bisogni culturali della comunità e del territorio con delle risposte sempre così, come dire, concertate, condivise, e spero anche per favorire l'occupazione, chissà, l'occupazione giovanile. E vi ringrazio per la... sociale ed economica del nostro territorio. Una chiave di lettura nuova che oggi è l'interpretazione che tutti qua diamo e deve essere quella che ci
fa dare uno sguardo fiducioso al futuro, anche individuando in questa direzione ipotesi di sviluppo del nostro territorio. Noi come Regione del Veneto abbiamo voluto perseguire questa strada in diverse azioni. Io ricordo solo che la Regione del Veneto, prima tra le regioni d'Italia, è quella regione che ha destinato fondi strutturali europei, Power FES, originariamente destinati al comparto imprenditoriale e industriale tradizionale, commercio, industria, artigianato, anche al mondo della cultura attraverso le imprese culturali creative, individuando quindi nell'aspetto della cultura una declinazione dell'impresa. Ecco, questa è una declinazione che oggi può essere anche applicata per quanto riguarda la grande ricchezza museale dei nostri territori. Le azioni che la Regione promuove in questa direzione sono sempre state improntate ad un concetto di rete, di mettere insieme ciò che c'è nel territorio. Ricordo un progetto recente che ha avuto un riscontro molto positivo, che è quello di InnoCultur, che ha messo in rete il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo con il Museo Civico della Laguna Sud di Chioggia. Abbiamo qui un libretto che poi lascerò ai relatori, che quindi individua itinerari, percorsi, opportunità di crescita, di conoscenza, di scoperta attraverso la visitazione di questi musei che interpretano perfettamente quell'equilibrio tra acque, territori, bonifiche, storia, che, di cui è interessata l'area lagunare e il Pulese. Ecco, qui facciamo un passo avanti, riusciamo a creare una sinergia pubblico-privato, dobbiamo nuovamente ringraziare la nostra fondazione, ma attenzione, può essere una pratica che in caso di successo può attrarre anche ulteriori partecipazioni, e questo è il nostro obiettivo, di sviluppare un interesse perché attraverso la nostra rete museale, se ben coordinata, se coadiuvata da azioni che coinvolgono soggetti esterni al mondo della cultura, ma che vadano a ricomprendere la promozione, la conoscenza del territorio, l'impresa, l'accoglienza, il turismo, la valorizzazione delle eccellenze territoriali, ecco, si può veramente dare un'offerta a 360 gradi, che è quella che oggi forse vede la nostra provincia in difetto rispetto ad altri territori. Sicuramente le potenzialità le abbiamo, ce lo ripetiamo spesso, ma è importante sottolinearlo: abbiamo delle aree di assoluto interesse ed eccellenza dal punto di vista monumentale, artistico, storico, ma anche naturalistico. Pensiamo solo al nostro Delta del Po, che vede un'area qualificata come MAB UNESCO e come parco regionale. Ma pensiamo poi a tutta quella rete che c'è nei nostri 50 comuni, ognuno dei quali ha elementi di eccellenza da poter raccontare, oltre ai musei che ben conosciamo. Voglio anche fare un saluto agli amministratori presenti, vedo dei sindaci, e questo anche dimostra che l'argomento è assolutamente di interesse anche per questi amministratori, che cercano per il loro comune, piccolo o grande che sia, una nuova visione, una nuova prospettiva, e individuano in questo progetto sicuramente un'opportunità. Ecco, in questa direzione, andando poi alla concretezza, noi abbiamo sottoscritto già il protocollo d'intesa che abbiamo già, non sottoscritto ma portato alla delibera, abbiamo già presentato la delibera che è già stata votata nel dicembre dell'anno scorso, oggi sottoscriveremo, ma naturalmente saremo parte attiva poi per quanto riguarda le azioni conseguenti a questo protocollo d'intesa attraverso quelli che sono gli strumenti della legislazione regionale, quindi è un impegno che prendo in prima persona a nome della Regione. Grazie e buon lavoro a tutti. Ringrazio moltissimo Assessore per queste bellissime parole che dimostrano quanto la Regione creda in questo progetto insieme a noi e insieme a tutti gli altri partner. Grazie mille. Mi scusi, perché voglio ricordare anche il lavoro degli uffici regionali e ringraziare, perché c'è la dottoressa
lavoro che veramente è partecipato con il cuore, perché ci crediamo. Thank you.
Buon pomeriggio a tutti. Allora, questa occasione, questa firma appunto dell'accordo è, diciamo, una prima tappa di un lavoro anche piuttosto lungo, appunto, che ci ha visto coinvolti. E, l'importanza della rete. Allora, è stata accennata l'estensione del nostro patrimonio culturale, no? E il patrimonio culturale sottintende anche il patrimonio paesaggistico, naturalistico, eccetera. Allora, se ci pensiamo un attimo, è anche vero che la parola sistema, la parola rete, no? Le sentiamo ormai già da un po' di anni, no? Rischiano, come dire, di diventare logore, no? Se poi non gli diamo, come dire, attuazione, seguito, no? Concretezza, eccetera. Il Bolognese l'abbiamo, come dire, individuato, ecco, come obiettivo, come ambito su cui intervenire anche per questo, proprio perché riconosciamo innanzitutto un potenziale, diciamo, di offerta culturale, che vuol dire anche di tutela poi del patrimonio, anche se non rientra nelle nostre strette competenze di polo museale, assolutamente da sviluppare. Allora, rischia di diventare una parola logora, però se ci pensate, il sistema, la rete, come approccio a fronte di una estensione del patrimonio culturale così caratterizzante il territorio regionale, polesano, ma anche più generale nazionale, non può che essere l'unico approccio possibile, perché altrimenti se individuiamo dei punti focali abbiamo delle fughe in avanti, no? Di questo o quel singolo momento. No? E che poi tutto il resto rimane indietro, diciamo così. E questo in Italia non è possibile, non è immaginabile, non è pensabile. Non c'è soltanto il Colosseo, non c'è soltanto Pestum, non ci sono soltanto gli Uffizi. Appunto, abbiamo la fortuna, la grazia, che può diventare disgrazia, diciamo così, di avere un patrimonio culturale così esteso. Quindi non c'è nessun angolo, diciamo, della nostra nazione che sia, come dire, che rimanga indietro, diciamo, no? Esiste certamente il concetto di centro e di periferia, ma i meravigliosi centri non sarebbero tali se non ci fossero state altrettante meravigliose periferie. Quindi, questo per dire appunto che unione, diciamo così, delle risorse, dei patrimoni, no? Ecco, può servire appunto a modellare, come dire, un'offerta complessiva al pubblico, innanzitutto a quello residente, perché anche quello residente non conosce ciò che c'è sul territorio, e poi ovviamente, contestualmente, anche ai visitatori da fuori, appunto, modellare un'offerta appunto che faccia conoscere ciò che può attrarre appunto di un territorio. E io qui non sto adesso a soffermarmi a elencare appunto le possibilità che abbiamo appunto dai contesti naturali, quindi archeologici, quindi storico-artistici, ecco, è veramente un patrimonio, come dire, quanto mai diffuso e variegato. Questa unione, questo sistema ci consentirà, appunto, è stato accennato, anche di poter, come dire, mitigare delle criticità, di poter superare dei problemi. Il sistema museale consente infatti delle economie di scala. Se io non ho personale del Ministero nei musei di Adria o di Fratta Polesine o anche della vicina Este, diciamo, qualche provincia di Bari, ecco, io su Adria, su Fratta, se so che questo problema caratterizza anche altri soggetti, possiamo unirci, possiamo individuare appunto delle risorse economiche, delle risorse umane, e abbattere dei costi, cioè non devo, come dire, agire soltanto sulla scala, no, dei musei di Adria e di Fratta. Agendo su una scala più ampia posso andare a mitigare, ad abbattere, ad attenuare, come dire, dei costi e quindi a condividere, diciamo, un servizio e a risolvere appunto delle problematicità. Problematicità appunto che risolte dovranno appunto garantire passo per passo, come dire, il servizio minimo di apertura, di offerta appunto, da erogare al pubblico.
Allora, entriamo, come dire, subito nel vivo, ma questo ecco, fa parte del progetto, perché appunto quella sezione del progetto iniziale che è dedicata alla formazione, in realtà non sarà altro appunto che mettere, diciamo così, insieme le esperienze, ma al tempo stesso appunto già modellare l'offerta. Allora, il Museo del Giocattolo che cosa ha? Questi orari, questo personale, questa possibilità di apertura, eccetera. Il Museo di Aria che cosa ha? Questo personale, questi orari, questa... Ecco, quindi vediamo dove ci sono le carenze, vediamo appunto cosa è possibile fare e sulla base di questo modelliamo una offerta, quindi un programma, un servizio che verrà poi appunto comunicato, badando bene appunto di utilizzare ciò che c'è già, ciò che è stato fatto. Il presidente Dall'Ana lo richiamava poco fa, quando abbiamo individuato il Polesine, appunto sapevamo già che la provincia e poi i colleghi della regione, no? Avevano lavorato già su, appunto, sul sistema museale, cioè che non si parte da zero. Quindi però quei risultati che sono stati fatti, che magari stavano lì fermi, recuperiamoli, riutilizziamoli, se ci sono già strutture di comunicazione le riutilizziamo, le potenziamo, vediamo appunto come unire le forze, insomma ecco. Tutto questo appunto significherà modellare appunto l'offerta, cioè capire bene che forze abbiamo, che problemi abbiamo e poi come risolverli in maniera ecco, congiunta per erogare questo servizio e poi per tutelare al tempo stesso il patrimonio. Da qui ecco l'importanza del sistema. Grazie. Esempio proprio che vi ha fatto entrare un po' nel vivo del progetto e per aver voluto ricordare che i musei sono parte della comunità e in primis verso la comunità sono rivolti. E oltre all'esempio dei vari musei che condividono servizi, io vorrei anche citare un'altra forma di partenariato che può essere, e che io spero, mi auspico veramente che riesca a venire alla luce. Vari comuni che si mettono insieme per un museo, anche se il museo è fisicamente all'interno solo di un comune, ma questo museo può avere può uscire da se stesso e portare servizi culturali nei comuni che aiutano il museo a vivere. Quindi non è il mio appello non è solo rivolto a quei comuni all'interno dei quali ci sono i musei del sistema museale provinciale, ma anche a tutti gli altri. E questo è un altro esempio di rete che è già stato fatto in provincia di Vicenza in funzione. Grazie, mi scuso per questo intervento. Direi che non c'è giornata importante senza un momento simbolico. Quello della firma, abbiamo qui 4 copie di protocollo d'intesa, così dopo non dobbiamo andare a caccia delle firme, ognuno di noi ha la sua copia e abbiamo una bellissima bella storiografia, anche quella dell'assessore. Quindi prego, questo è un momento appunto simbolico. Come ci posizioniamo? Io vorrei guardare un applauso a questo punto. Firmato sopra.
Firma storica. Firmato tutto. Grazie.